Buongiorno a tutti, oggi vediamo come poter lavorare con il formato file DVG. GCAD 2024 infatti permette di poter importare quelli che sono i file formato standard del disegno tecnico, che è il formato DVG, e c'ha la possibilità di aprire le varie formato di versione, quindi DVG 2018 o precedenti. Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda il formato DXF o altri formati vettoriali come il DGN, DVF, la possibilità anche di importare quelli che sono formati come PDF, come il LAZ della nuvola. Insomma, ci sono diversi formati di gestione. Ovviamente poi dipende anche dal tipo di formato su cui io devo andare a lavorare. E adesso ci soffermiamo in particolar modo sul formato file DVG. Quindi io vado a cliccare il mio file DVG e automaticamente si avvierà il processo appunto di importazione del file. Per quanto riguarda l'apertura, non soltanto quindi io posso importare quelli che sono i formati DVG e DXF, di importare quindi anche di salvare in questo formato. Qui vediamo ad esempio che c'è la possibilità anche di importare uno stile di stampa CTB. Io adesso clicco su no e vado avanti. Possiamo infatti andare a salvare, salva con nome ad esempio, per far vedere i vari formati di salvataggio, quindi dal DXF 2010, 2004, 2000, DXF 12, versione 12, oppure anche DVG 2018 fino alla versione 2000 e DGN formato SketchUp. Quindi qui abbiamo tutti i formati di salvataggio disponibili. Per quanto riguarda la gestione di backup, da menu Help c'è la possibilità di andare a gestire quelle che sono le opzioni di salvataggio automatico. Difatti, di default, GCAD permette quindi di andare a salvare, quindi un tempo intorno ai 10 minuti di sessione, di autosalvataggio e backup. Quindi lui crea un file di salvataggio automatico. Posso scegliere anche il formato su cui DVG, in che versione DVG salvare o DXF. In questo modo mi permetterà quindi di andare nella cartella dei documenti di Windows e andare nella sezione GCAD Backup. Se clicco qui, vedete, qui ci sono le varie sessioni di backup. Quando io lavoro in pratica sull'area di lavoro del progetto, lui crea ogni 10 minuti un file di backup sovrascrivendolo. Nel momento in cui io salvo e chiudo il mio progetto e poi lo riapro, lui creerà una seconda sessione col nome del file e relativa praticamente data di backup, e continuerà quindi a salvare su quel file. Quindi la cartella di backup la troveremo sempre nella sezione documenti GCAD di backup.